fetta con quel mandolino, altrimenti ci cacciano. Prima cosa. Prima cosa, piantare i picchetti. Ah, i picchetti. E li vado a prendere. Momenti. Piano. Piano, piano. Ti appoggi piano. Sì, sì, piano, piano. Il martello, mi passi il martello. Martello, io batto io. No, batto io. Ah, lei legge il picchetto. Va bene, però mi raccomando, non si preoccupi. Stia attento, per favore. Maledizione, ragioniere Felini, che male. Mi ha quasi sfasciato una mano. Guardi qui, guardi. Odio i motori. Preferisco la vela. Ma come a vela se non ha voluto comprarla per tacagneria? Sì. Ce ne faremo una. Con quella bandiera. E il palo come albero. È entrato? Sì, completamente. Bene, abbiamo il vento da est. No, no, no. Guardi che veramente esisto. Guardi che... Vado? Vadi! Noleggiarono allora ad un prezzo osceno un mostruoso barcone a remi. 2 tonnellate di stazza. Aspetta, lei ha, no? No, no, non ragioniamo così. No, non tiri, no, ma che... Ecco, lasci fare a me. Ecco, mi lasci passare sotto al braccio, così, stia fermo, ecco che passo. Sì, ma non si preoccupi, calma, in questi casi, calma assoluta. Senta, scusi, guardi. Come dici? Scusi, ragioni finito, torni qua. Cosa? Torni qua. Ah, torno qua, ecco, sì. Rischiamo di fare un garbuglino. Mi segua, sighini, così, così. Su, giù. Giù? Sono un po' impacciato. Sì. No, 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 metta la gamba dietro, no. Così non piango, arrivo fino all'orecchio, la caviglia, no! Le tue braccia, poi sono morto. Non te la faccio più. Nemmeno io.
Non resisto, mi sembra di impazzire. È sicuro di non aver portato il termos dell'acqua? Io? Lo dovevate portare lei? No, ha detto che lo portava lei. Lei? Ma guardi che lei si è impegnato. La nuvola. La nuvola da impiegati. La nostra nuvoletta. Eccola. Viva la nuvola. Qui. Vieni qua sopra, ferma. Ecco. Piovi. Eccola. Acqua. Cosa fa? Qua. Alle 3 del pomeriggio, Filini cominciò a sentire le sirene come Ulisse. Filini! Ragionier Filini! Come sei serio? Facci un giacci! Vieni con noi! Fantozzi invece si mantenne fedele al suo stile. Allucinazioni a sfondo mistico. Abbiamo pescato, dottore. Avete pane? No, doveva portarlo lui. No, lui! E allora che mi moltiplico io? Christian De Sica,